Allora, l'idea del premio Giostaiano non è una cosa, un'idea perlomeno nata così all'improvviso. Ci stavamo pensando da un po' di tempo, con Claudio Carossa e il centro studi, appunto, Giostaiano, che sta per nascere in questi giorni. Parlandone poi con Irene Dionisio e alcuni suoi collaboratori, hanno accettato immediatamente l'idea di istituire un premio intitolato appunto Giostaiano. Perché a Giostaiano? Perché Giostaiano troppo frettolosamente è stata dimenticata, quando in realtà lui è nato nel 1931 ed è stato il primo omosessuale dichiaratosi pubblicamente in Italia. Stiamo parlando degli anni 1950, quindi un periodo dove il termine omosessuale non esisteva, le persone LGBTQI venivano, se tutto andava bene, etichettate con dei termini dialettici che molti di noi conosciamo, oppure addirittura come capovolti, invertiti, il terzo sesso e così via. Giostaiano ebbe il coraggio di dichiarare pubblicamente ovunque andasse, potevano essere i salotti di Via Veneto, come le trattorie di Trastevere, chi era e come si sentiva. Ovviamente faceva scandalo, questo è fuori dubbio, anche perché era un bellissimo ragazzo, alto, biondo, sempre vestito in modo ricercato, a volte anche eccentrico, che si inserì subito, immediatamente, nel tessuto culturale e sociale della Roma di quegli anni. Era la Roma che aveva iniziato quel periodo che poi venne chiamato la Dolce Vita da Federico Fellini, perché loro stessi, come diversi personaggi della Dolce Vita, mi hanno poi raccontato, in realtà loro non sapevano di essere la Dolce Vita, sapevano che erano una ventina di persone che si incontravano, frequentavano certi ristoranti, trattorie, salotti, teatri e così via, vivendo così di cultura, di chiacchiere, di far nulla a volte, perché comunque erano tutte persone benestanti, se vogliamo. Altra cosa importante di Giostaiano è, oltre al fatto di aver avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente e di vivere pubblicamente la sua omosessualità, è che è stato a quel tempo, perché era ancora uomo, il primo scrittore italiano a pubblicare un romanzo a tematica interamente LGBTQI. Il romanzo è intitolato Roma Capovolta, fece uno scandalo enorme, non soltanto perché parlava di quella tematica, ma soprattutto perché raccontava tutto quello che succedeva nei salotti, nelle alcove della Roma borghese, papalina e perbenista. Possiamo immaginare cosa ne venne fuori appena il libro venne pubblicato, tant'è vero che fu immediatamente sequestrato, bruciato in piazza. Questo però gli diede una notorietà enorme, come spesso succede a chi va a puntare il dito proprio laddove non si dovrebbe andare. Altra cosa particolarmente importante di Giostaiano è che è stato il primo giornalista italiano a creare pagine di cultura LGBT mai apparse su nessuna rivista italiana. Lei riuscì a convincere l'editore Tattilo a pubblicare sulla rivista Men, che era una rivista esclusivamente eterosessuale, famosa e vendutissima perché era la prima rivista dove apparivano le donnine mezze nude e quant'altro. Lei convinse l'editore a pubblicare una rubrica interamente dedicata agli omosessuali. E a dispetto di quanto possiamo immaginare, ebbe invece questa rubrica un successo enorme. Lo fece diventare famosissimo, veniva invitato ovunque, inaugurazioni di discoteche, locali, giornali, premi e così via. Per cui l'importanza di Giostaiano in primis sta in queste situazioni che lei ebbe il coraggio di vivere o di inventare. E dobbiamo pensare che
gli omosessuali di tutta Italia, in realtà, vedendo che sui giornali si parlava della loro condizione, che da altre parti d'Italia c'erano persone come loro, perché io non potrò mai dimenticare il giorno in cui Niki Vendola mi disse: io dal barbiere, perché era poi una rivista molto letta dai barbieri dei paesini, dei piccoli paesini, io dal mio barbiere, sfogliando questa rubrica, c'è questo giornale, ho visto una rubrica al salotto di Oscar Wu. Leggendo, ho visto che a Treviso c'era uno che aveva il mio stesso sentire, a Palermo un'altra. Allora mi sono detto: ma allora non sono solo, allora non sono sbagliato, allora posso pensare di andare avanti, di crescere e di vivere in qualche modo. Ecco, l'importanza che certe persone hanno avuto adesso. Stiamo parlando della realtà LGBT, ma in realtà in tante altre situazioni. Qualche anno dopo poi nacque il Fuori, proprio qui a Torino, Angelo Pezzano e altri intellettuali milanesi. Jo Stajano fu invitata più volte a partecipare, ma non lo volle mai fare. Non lo volle mai fare perché mi ha detto più volte: io ho lottato tanto per far uscire le persone dai ghetti. Da dove si nascondevano, da dove si ritrovavano nelle case chiuse, adesso dovrei andare a rinchiudermi in un circolo, andare a parlare di cose a persone che già sanno fin troppo bene qual è la loro situazione. No, io voglio che siano gli altri, quelli che ancora non ci conoscono, che imparino che non siamo delle bestie rare, ma siamo delle persone come loro. Ecco. Poi adesso andiamo oltre con tutti i valori artistici che comunque Gio ha poi prodotto nel corso della sua lunga vita, è mancata poi nel 2011 dopo una malattia. E dopo la pubblicazione di questo libro intervista, perché poi tra l'altro negli anni ho avuto la fortuna poi di incontrarla personalmente, sono diventato un buon amico, forse uno dei due amici che Gio aveva, anche perché per tutta una serie di traversie la sua vita si era notevolmente complicata, viveva in uno stato di disagio e di povertà. L'abbiamo aiutata sempre, ma con grande piacere, perché Gio Stajano era una persona di una cultura enorme, di un'ironia che chi non ha avuto modo di conoscerla non potrà mai imparare. Vi dico solo che il mio primo incontro si concluse con lei che mi recitava una poesia in latino e una frase in greco. Io mi sono detto: ma dove sono capitato? Sono qui al sud e mi trovo, io non sapevo chi era in realtà, e mi trovo questa persona che mi racconta queste cose, mi parlava di Fellini, di Rocazzo, cioè mi sembrava che mi raccontasse delle grandi palle, tra virgolette, invece in realtà era proprio la sua vita che aveva vissuto e quant'altro. Per cui nel momento in cui la direzione artistica di quest'anno ha accettato questa mia idea non potevo che esserne contentissimo. Non soltanto, io credo che il recupero delle radici sia la cosa fondamentale che chi ha una certa età, come posso avere io, debba mettere in atto. Lo stesso Assessore Giusta più volte ha ricordato l'importanza delle proprie radici, soprattutto per movimenti come possono essere le varie realtà LGBT e quant'altro. Questo festival è, perlomeno da quello che ho inteso io, non soltanto proiettato nel futuro, però ha un grandissimo pregio, che è quello di inserirsi, di essersi inserito nel tessuto culturale e sociale di una città importantissima come Torino e anche a livello internazionale, da quello che ho visto. È un festival che per la prima volta è riuscito ad avere delle collaborazioni significative e importanti, come ad esempio con il Salone del Libro, con l'istituzione di questo premio, di cui tra l'altro sono anche uno di quelli che in qualche modo ha fatto sì che questo premio nascesse, il premio Querelle per la sceneggiatura, la collaborazione con Artissima, la Scuola Ode, insomma. Veramente è un festival che ho visto con una grande facilità è riuscito a inserirsi nel percorso normale e naturale della cultura torinese, un qualcosa che non era mai riuscito prima. Il motivo non lo so, perlomeno non sta a me adesso andarlo a cercare. Sicuramente
Sicuramente un grande brava, in questo caso, va Irene Dionisio e i suoi collaboratori che hanno pensato di virare in qualche modo questa parte della cultura LGBTQI italiana verso non qualche cosa di diverso, ma semplicemente un inserimento naturale e normale nella realtà che fortunatamente si sta vivendo tutti i giorni e dove però tutti i giorni vediamo anche queste reazioni omofobe, ma quelle ci sono sempre state, sicuramente ci saranno sempre, io credo che facciano parte purtroppo della persona in se stessa. La cosa importante è affrontarle con l'intelligenza, con la leggerezza che non vuol dire incoscienza, ma la leggerezza a volte nasconde, anzi quasi sempre nasconde una profonda cultura, un profondo studio, perché se non si riesce in un certo modo bisogna cercarne un altro per far sì che la realtà LGBT ormai è innegabile, cioè non avrebbe neanche più senso chiamarla così, insomma non dovrebbero più neanche esserci queste etichette al di là del fatto di volerle comunque usare perché da un altro punto di vista sono importanti e servono. Per cui questo festival che già dal nome ha iniziato con un grande cambiamento, un nome che all'inizio ha lasciato un po' di sconcerto, però ben venga, cioè voglio dire, era anche importante non abbandonare le radici, ma finalmente cercare di far crescere delle foglie, dei frutti e quant'altro, non sempre la stessa pianta che rimane lì e produce poco o comunque potrebbe produrre molto di più. È un festival che da quello che sto percependo, a parte il cartellone dei titoli che è veramente interessante, ha sicuramente un qualche cosa di più, si vede che c'è una ricerca. L'altra cosa sorprendente è che comunque alla direzione c'è una donna giovane, talentuosa, con, lasciatemelo dire, un carattere splendido. Cioè, non sempre si incontrano delle ragazze che arrivano a posizioni importanti come è quella in cui adesso si trova Irene Dionisio, che però mantiene un suo carattere, un suo modo di essere, di presentarsi, a cui veramente va il mio applauso. Sono sicuro che sarà un festival di grande successo, il prossimo anno ancora di più, non soltanto per quello che è questo festival, ma proprio per tutti i semi e le radici che sono state gettate di qua e di là e che quindi sicuramente vedremo nell'arco di breve tempo dei buoni fiori e poi dei buoni frutti.